classico balletto. Yeah. Forse questi giorni sono cerchi nel grano. Io vado così. Vabbè, buonasera, Edera. Buonasera, Edera. L'Edera. Edera. Proprio lui. L'Edera. Con l'apostrofo. Ciao ragazzi. Come va? Come va? Come stai? Bene. Le prove? A me piace molto. Le prove? Sì, abbiamo fatto delle prove, tra l'altro, perché dopo faremo dei pezzi. Questo nel retro. E bene, bene, un po' accaldato, perché a me suonare poi mi mette caldo. Cioè inizio a diventare tutto rosso e ho le orecchie bollenti e per fortuna con le cuffie che non si vedono. Tipo sì, sono radioattive, cioè potreste ritrovarvi con tre braccia a un certo punto. Tre braccia addirittura. È la radioattività, è così, sono tipo Chernobyl la serie. Meglio tre braccia che tre gambe. Beh, cioè, potremmo parlarne di questa cosa. Vabbè. Just to know, just to know. C'è chi ce l'ha. Possiamo sorvolare, possiamo sorvoliamo. A tre braccia. Sorvoliamo via a tre braccia. Voliamo. Beh, 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 beh. Io sono contento che sia qua Alberto. Che... Anch'io. Cioè, puoi dirlo. No, Alberto è un mio caro amico. Io sono contento che sia qui. E sinceramente, poi ero emozionato. Adesso se sappiamo sono... perché sono qui. No, no. La meritocrazia è questa. C'è anche della meritocrazia. Cioè, se non avessi fatto degli album bellissimi, non ti avrei chiamato. Ci stiamo provando. Questo, questo è il primo. E non so se si vede. Ho messo una cartolina qui. Perché sono l'Edera. Là. Ecco qua. Cioè, abbiamo la scenografia. Di... Applauso alla scenografia. Di natura. E... Ah, intanto prego. Ah, prego dalla abbiamo... regia. Oh, abbiamo il tè caldo perché noi della voce è una tradizione. Sì, 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 no, il tè caldo è una tradizione. Con la cannuccia rigorosamente di plastica. Per voi. Io per ecco, il ecco la cannuccia. Grazie. Grazie mille. Grazie. Potremmo grazie. Fare un Long Island con quel tè e il gin tonic. Sì. Guarda. Bello. Posso dire io qua, cioè nel bar io ci vivrei. Anche cioè, noi ci viviamo. Vivete, vivete il mio sogno, cioè la dream life che ho sempre sognato, perché io amo i bar, amo prendermi caffè, amo la vita lenta, come ci piace dire a noi italiani, no? La vita lenta, questa, non come gli spagnoli che dicono la vita loca. E quindi niente, questa cosa mi mette molto a mio agio. Spero. No, no, beh, guarda il bar, cosa... la situazione, no? Bella chiacchierata, sì, così sì, tutto sì. Tranquilla. Caffettino, sigarettina, un finestino. Eh? Ho fatto la battuta. Madonna, la non lo vale. Io metterei la tromba. Non lo vale. No, perché tu hai detto il caffettino, io ho detto coffinessino. Ah, il coffinessino. Ricordiamo che siamo a Coffiness, esatto. A Lecce. Esatto, esatto. Lecciness. Ben, Alben, che mi dici? Ah, così proprio... Sì, sì, io sì. Non lo so, se volete, avete domande, input, incipit, allora, altre cose con la T alla fine. No, sì. Prima di oggi dove eri? Prima di oggi ero a Roma. Sono qui in trasferta, in realtà sono sempre stato qui in Puglia fino ai 20 anni quasi, sono stato in Puglia, poi sono stato a Parma, tra l'altro anche con te, è vero. Possiamo dirlo, e poi per la pandemia sono stato di nuovo qui, proprio qui nel Coffiness, aspettavo barricato perché per caso mi stavo prendendo un caffè in quel momento e non mi ho fatto in tempo di uscire che era tutto pieno di Covid. E poi sono andato a Roma e adesso che siamo nelle vicinanze del Santo Natale mi sono riappropriato della mia dimora qui. Sì, che posso anche fare una piccola parentesi a riguardo. Oggi è Santa Lucia e a Morciano è la matrona del paese. Morciano è il mio paese, Morciano di Leuca, ribattezzato dal 95 Morciano di Ledera. E grazie, ci ne sta. Avrete molto bisogno. Se inizio così, poi abbiamo tutta la banda qua. Portiamo e quindi Santa Lucia è la matrona, è una cosa molto bella. E c'è la fiera a Morciano in questo momento, cioè radici. Le radici. Ah. Abbiamo scoperto che con gli ospiti che abbiamo intervistato in questi giorni, che c'è un ritorno a casa. Siamo a questo mood di ritornare a casa.
Sì, è casa, no? È dove sei stato bene, casa è dove fai ritorno. Come diceva qualcuno, ci vuole un paese per fare ritorno, no? Da qualche parte. E in qualche modo poi no, cioè ci ritroviamo qui, siamo poche anime, ma comunque l'anima è una cosa che bisogna tenersi stretti. Ho provato così a dare un senso. No, io ero ammaliato. E tu come ti senti ad essere ritornato? Cioè, dopo tutta l'esperienza a Roma, di tornare? Guarda che comunque il riappropriarsi dei propri spazi, della propria anima, dei propri posti è sempre un atto importante, particolare. E cioè, è presente la legge di gravità, no? Cioè la forza di gravità, no? Mm-hmm. Il fatto che quando un corpo, vabbè, non sono un fisico, però se non gli fai forza, quel corpo non si sposta, detto in parole povere. Ecco, tornare giù comunque è un atto di, cioè, subisci una forza che ti porta a tornare giù, quindi magari c'hai un attimo di jet lag, passami il termine. Se nella fisica avessero usato il termine jet lag, sarebbe stato tutto più facile. Se avrebbero potuto applicare quella sensazione agli umani, invece lo fanno solo coi corpi, in ambienti di laboratorio. Quindi, ragazzi, non so se mi state seguendo, perché io no. Guarda, sì, okay. Sì, io ti seguo, okay, da una vita. Ok, la denuncia. Quindi, ancora non ti arriva. Quindi non ti sei scerrato delle radici delle che tieni. Delle radici che tieni. Bella, citando. Sul Sound System. Salutiamo. Salutiamo i Sud. Nandupopu nel cuore. Io c'ho un santino delle di zone vostre. No, io mi ricordo. Delle zone nostre. Ma cioè, tu cos'è questa cosa che tiri fuori? Ti ricordi quella volta che Nandupopu era venuto all'assemblea d'istituto, allo Stampacchi, a presentare il libro Salento, Fuoco e Fumo? Come dimenticarlo? Mi ha insegnato più cose quell'assemblea d'istituto con Nandupopu che 5 anni di liceo. Con tutto il rispetto per i miei professori, però Nandupopu maestro di vita. Oh, cioè, l'università della strada l'abbiamo fatta con tutto con Nandupopu. In realtà quella era un'assemblea di orientamento. Esatto. Dovevamo capire se volevamo prendere la strada, in senso buono, chiaramente. E senti, dimmi, ti definisci in un genere? E parliamo di musicale, parliamo di umano. Definisciti. Mi definisco in un genere. In realtà il discorso del definirsi l'ho sempre un po' evitato, per quanto sono chiare anche lì le radici Cadegno a livello musicale, perché vengo comunque dall'indie, soprattutto l'indie degli anni 10, del 2000, e a cui devo anche un po' il nome, come dicevo prima ai ragazzi, l'Edera, perché era tutto un periodo di fermento musicale e spesso dei cantautori si davano nomi di collettivi e spesso e volentieri in questi nomi c'era l'articolo, e quindi l'Edera, un po' come se fosse quel periodo dei Rolling Stones, The Beatles, non mi vengono, The Queen, no, Queen si chiamavano Queen e basta. Però ecco, cioè, questa cosa dell'articolo è una ancora reminiscenza del periodo in cui ho iniziato e dei generi a cui sono legato, che bene o male poi mi sono portato dietro, quindi possiamo dire indie, nello specifico indie anni 10. Facci qualche riferimento? Tutti i nomi con l'articolo, quindi lo stato sociale. Lo stato sociale, le luci della centrale elettrica, l'officina della camomilla, l'orso e le strisce, non lo so, un gruppo. Quindi tanti nomi del genere, e devo dire anche che mi piaceva quando eravamo una minoranza. Cioè, mi ci metto anche io nel calderone, anche se allora c'è più la nicchia indie. Sì, cioè, nella minoranza mi sono sempre trovato più a mio agio. Cioè, se fossimo tipo in 300 qui stasera, invece siamo pochi, e in qualche modo l'essere pochi mi fa pensare che siamo della parte giusta. Ti piacciono le nicchie, le minoranze? Le minoranze, sì. Cioè, che poi in questo periodo sembra una frase sì, come poi per dire sì, oh, abbiamo le minoranze, cioè, va bene così. Cioè, sì, sì, ma poi siamo ormai in trend. Ormai è più mainstream essere una minoranza che fa sì, parte di... Lo so, è che nella minoranza c'è sempre poi quello che diventerà, esatto. Ti rubo il termine mainstream, no? Cioè, e quando tutti fanno qualcosa, soprattutto nella discografia, si vede tanto, nella discografia italiana soprattutto, che
quando c'è qualcosa che va, tutti inseguono quella roba lì e tutti fanno poi la stessa cosa. Però la cosa che va, da dove viene? Cioè non viene certo dalla maggioranza che sta già seguendo quello che andava prima. Le cose che vanno pulsano lì dove non arriva luce. E ci sono tante zone d'ombra nella musica. Io penso che anche l'etera sia una zona d'ombra della musica. Anzi, a volte quando si illumina una luce io quasi quasi mi autosaboto. E perché in qualche modo nel controluce, nella penombra, mi ritrovo più a mio agio, forse. Non lo so, come l'etera, forse, no? Che segno sei? Ariete. Ha qualche valenza in questo momento? No, fa figo di chiedere. Ah, ok, possiamo parlare astrologia. Ariete. Ariete. La. Così. No, bello l'apostrofo tosto, l'Ariete. Esatto, tra l'altro. L'apostrofo Ariete. Ariete di aprile. Mi consigliano dalla regia di fare questa distinzione, perché ci sono gli Arieti di marzo, da non confondere con le Idi di marzo, e gli Arieti di marzo di aprile, da non confondere con i Pesci d'aprile, che è un altro segno, quelli Pesci sono a marzo. È tutto un programma, tutta una serie di animali, natura, cose, confusione che ci piace. Senti, tu oggi ci hai portato qualche aneddoto simpatico, perché io mi sono perso un po' di cose tue. Dammi un tema. Non lo so, Parma 2016. Non lo so, Parma 2016. Mi ha portato qualcosa di più di un aneddoto. Ho portato un cimelio. Ho portato Rampicante EP. Vado. Questo è l'EP che ho fatto nel mio periodo parmigino, se vogliamo essere un po' più bohemien. Era il negozio che stava sotto casa nostra. Sì, sì, il negozio si chiamava Al Pozzo. Al Pozzo. Era un negozio dell'usato e è diventato la copertina del mio primo EP, che adesso è introvabile, ce l'ho io, questo vale abbastanza, credo. E dentro c'è la foto della porta che era la nostra, di quella che era la nostra casa, piena di post-it, perché ogni viandante, ogni frequentatore di quella dimora, quando passava in casa all'Edera, era appropriato del nome all'Edera, e lasciava un post-it. E questa cosa poi ha fatto parte della grafica, dell'artwork, del packaging. E niente, quindi davanti c'è il negozio dell'usato da cui mi rifornivo per gli abiti che avevo sotto casa, e dentro poi c'è la porta di casa mia. In qualche modo è come farvi entrare nella mia casa, no? Che è quello che si fa quando si fa musica. E quando si fa un disco si mettono pezzetti di se stessi dentro le canzoni. E a proposito di questo, in ogni dischetto, cioè dentro ogni confezione, avevo lasciato un post-it di quella casa. Bellissimo. Quindi l'uscita di quell'EP coincideva con col mio lasciare quella casa, e quindi ho fatto un po' a pezzi, come in un rito voodoo, non lo so, non pratico le religioni, forse l'astrologia. E quella casa è stato molto terapeutico, come dire, catartico, no? E niente, questo è un aneddoto, secondo me molto carino. Non credo di averlo mai detto davanti a dei microfoni. Noi siamo Questa contenti. È l'occasione giusta. Io sono contento che l'hai detto qua. Ci sono tante cose che non dico in pubblico e penso che siano poi più interessanti. Questo è un posto sicuro. Vai, senza qui, falsa modestia. Qui puoi dire ciò che vuoi. Grazie ragazzi, infatti mi sento molto a mio agio con voi. Sarà anche il brusio di fondo che mi piace tanto, mi ricorda un po' la mia testa. C'è sempre un rumore di fondo e questa cosa mi permette di parlare meglio, perché mi sento a casa. Sì, esatto, è una scelta che abbiamo fatto, eh. Cioè, potevamo blindarci, invece abbiamo deciso di rimanere in mezzo alla gente. L'avete registrato da un altro posto, mandato in play. Sì, esatto. No, non c'è tutto nessuno. Vero. È real, gente real. Al contrario dei programmi in cui si sentono le persone che applaudono e che ridono, le sitcom americane degli anni 80, 70, quella è tutta gente morta, cioè tutta gente, no, se ci pensi, alla fine. Sì, perché erano tutte registrazioni prese da tempi, no? Sì, e comunque noi l'abbiamo continuato a sentire quella gente ridere, ma non c'era. E in qualche modo, cioè, qui no, qui non è così, non è una sitcom anni 80. No, qui è tutto vero, ma potrebbe partire
Queste sono mani di gente morta. Questo non è nemmeno, questo non è nemmeno gente, questo è proprio quell'effetto sì, sì. sulla tastiera. Vabbè ragazzi, no, però io sono pronto davvero, se avete qualcosa di me, scusate, parlo tanto. No, ma ci piace, devi, anzi, cioè, no, non ne piace. È tutto tuo, hai carta bianca proprio, vai. Esatto, esatto, però io una domanda ce l'avrei. Dimmi. Quando, una domanda che poi girando tra i tavoli mi hanno consigliato di farti, quando hai capito che il tuo futuro sarebbe stato cantare? Ancora abbiamo capito questo? Io non penso che il mio futuro sarà cantare, quindi non l'ho mai capita questa cosa qua. Cioè io mi sono ritrovato a cantare e anche non sapendolo fare in realtà, perché sono autodidatta sulla chitarra, sul canto, sulla scrittura, non sono mai andato a delle scuole di musica. Ho fatto delle lezioni di musica quando ero molto piccolo, ma non capivo cosa stavo facendo, per me era solo annoiarmi, quindi non è che... Quindi l'ho fatto nel corso del tempo, non l'ho mai capito, e forse questa cosa un po' nei momenti in cui sono negativo, penso che sia stata una cosa che mi ha un po' reso la vita difficile, non capirlo mai sul serio. Nei momenti in cui invece mi sento un po' più positivo, non ci sono quei momenti, semplicemente. Quindi cantare, a me piace molto scrivere, parlare, comunicare, e le canzoni mi piacciono. Però non lo so, sul futuro, ecco, sono molto legato al presente. In questo momento sono qui a parlare con voi e devo dire che mi diverte, come pochi live magari mi possono divertire. Quindi che ne so, magari il mio futuro sarà qui a parlare al posto vostro. Magari io sono qui per rubarvi il lavoro. Contento, io sarei molto contento. Non vi sto facendo parlare per questo. No, ma la nostra famiglia è aperta. È aperta. Grazie, io sarei molto contento in realtà di tenerlo. Siamo qua una bella famiglia. Sempre. La nostra parte riflessiva. Sì, no. Guarda, io è un acquistone. Lascio curriculum in casa. Sì, lì, li valutiamo. Ok, quindi sappiamo cosa farò nel futuro. Voi non lo so, perché entro io, cioè, gamba tesa. Magari riprendo il progetto Edra, lo prendo io. Sì, io lo vendo. Io non so cantare. È quotato in qualche modo da qualche parte. Non sai cantare, va benissimo così, allora sei... Posso usare la mia voce. Mamma mia. Per introdurti. Vai benissimo, sei già nel ruolo. Thank you, my friend. Grazie. Ma io in realtà, guarda, posso dirti una cosa, proprio da amico. Cioè tu dici, il mio futuro non sarà la musica, secondo me, o comunque no. Però io nella tua musica ci sento un sacco di resilienza. E devo dire, devo ammettere che nell'ascoltare la tua musica, le tue canzoni, io ho avuto un attimo quella scintilla che dice... Cazzo, io devo fare qualcosa. Grazie, molto bella questa cosa. Cioè. È molto bella e penso sia poi un po' il senso, no? Cioè, quello che dà senso a quello che faccio. Il fatto che io comunque scrivo canzoni, comunico, e poi magari mi esibisco quando mi chiamano, quando vogliono gli amici. Cioè il senso poi si consuma in quella comunicazione. Cioè se quello che faccio io, con tutte le difficoltà, con tutto anche le insicurezze del caso, perché sono una persona che si mette continuamente in dubbio, in qualche modo invece danno sicurezza, danno conforto a qualcun altro, e lì, cioè, credo che sia, cioè, dico ok, sto facendo la cosa giusta. Lo stai facendo. Quindi grazie Davide e... Andiamo avanti così, allora. Certo. Per voi. Facciamolo per voi. Sì, è stato un momento molto romantico in realtà. Ma ce ne sono molti quando... Io sono messo la mano qua così e proprio avevo voglia proprio di baciarlo. Sì. No, scherzo. Dopo. C'è qualche... qualcosa che non avresti mai voluto scrivere? Bella questa. Cioè, intendi proprio una cosa di cui mi sono pentito. Sì, una cosa che adesso a me succede spesso, di fare delle cose e poi rivedermi o risentirmi e odiarmi. Potrebbe aprirsi una lista. Anzi, cioè, meno ci penso, meglio sto, ti posso dire. Vabbè, sei più o meno costretto ormai. Sì, però... Allora, sicuramente non tanto le cose che scrivo, perché poi a volte scrivo delle cose che lì per lì non mi suonano e poi col tempo le capisco. Ha un senso, una sorta di epifania.
a volte scrivere delle canzoni, e più come le faccio le cose. Cioè, il senso, io penso che poi la cosa di fondo, quando scrivo delle cose, quando faccio delle cose, per me, cioè, ci credo sempre al mille per mille. Mi piace molto e ci vado dritto. Solo che poi è chiaro che dal pensare, no, al fare, c'è tutto un lost in translation. Per cui a volte, spesso, no, non c'è una giusta comunicazione, non ci sono, a volte non c'è il budget, a volte non c'è quella risorsa, e quindi si va sempre un po' a raffazzonare tutto, come dicono, sì, in Boris, a cazzo di cane, no? Ad adagiarti, ad accontentarti. Sì, appunto, a trovare sempre un compromesso una volta, un compromesso due, un compromesso tre, alla fine ne va che quello che avevi in testa all'inizio non è quello che senti. Però lo spirito iniziale, per me, quello è sempre valido. Cioè, io sono contento del disco, sono contento di quello che ho fatto. Le cose che volevo dire erano quelle. Sicuramente potevano essere dette meglio, potevano essere fatte meglio, potevano essere presentate, vendute meglio, e tutto quello che vuoi. Poi io che te posso fare? Posso cantare una canzone? Cioè, non è che sono Fedez, imprenditore di me stesso, ancora non lo so fare quello, purtroppo. Vabbè, secondo me tu sei una persona molto, da quello che mi sembra di capire, molto spirituale, quindi alla fine lo so che è fondamentale per un talento che vuole fare questo nella vita, anche concentrarti sul business, su tutta la parte di social, però come dicevamo prima, alla fine vieni da una nicchia, o comunque la tua reference principale è una nicchia, e per me le cose di nicchia, come secondo me questa, okay. Escono dal cuore. Poi sarà a chi piace, a chi non piace, avresti fatta meglio, e la comunicazione, le foto, che vogliamo dire, comunque tanta roba. Grazie, quello, grazie. Tanta roba. Anzi, se vedete i video di Ledera, okay, noterete qualcuno. Piccolo spazio, ringraziamenti. No, noterete qualcuno, però non vi diciamo chi. Anzi, ci tengo, guarda, grazie per l'assist, lo ringrazio subito al volo, quando parliamo di persone, no, a cui ci si affida. E i video, quelli, i ragazzi che mi hanno seguito con i video fino ad ora, quindi la comunicazione un po' estetica, sono i ragazzi di Altalena Film, che ringrazio. Per me, cioè, anche loro, una nicchia, una piccola realtà di qui, che diciamo ci siamo legati in questa condizione comune. È uno degli attori in un video, quello di Non Pensarci, è il mio amico Davide Nero. E poi, visto che citavi le foto, ringrazio Ettore Monculo e Noemi De Vitis, che hanno curato la parte fotografica di questo disco, e Emanuele D'Amico, che ha curato la parte grafica. Così. Ah, e Emanuele Santona e Francesco Nesca, con cui ho registrato il disco, perché alla fine, cioè, fondamentalmente, poi, no, sono le persone, è un pugno di persone. E i due pilastri, comunque, Pierluigi Caracciolo, Biagio Mariano. Sì, che hanno lavorato ai video di Altalena. E stavo dicendo, mi era venuta in mente una metafora interessante, cioè un pugno di persone alla fine che mi ha dato tante carezze. Bellissimo. Mi è venuto in mente Adriano. Abbiamo registrato, sì. Va bene. Non lo so, io vi volevo chiedere, sai cos'è? Che io non riesco a fargli le domande, perché lo so, lo troppo bene, capito? Quindi non lo so. No, però dico, scrivimelo. Non lo so, vuoi parlare del tuo ultimo album, quando l'hai presentato? No. Ok. In realtà io vi invito a sentirlo, e vi invito a venire al Coffiness ogni tanto il mercoledì a sentire. Comunque potevate venire tranquillamente anche qui il mercoledì. Il disco si chiama Anni Luce. Ok. E l'ho presentato al Piero Le Fou a Roma l'8 novembre, uscito il 9 novembre. Bello questo succhino qua. Sì, e non so se si vede, però ho messo qua una cartolina che adesso si vede. Alzala. Ok. Abbiamo messo la cartolina di Anni Luce, poi ve ne lascio una ciascuno, perché non si stampano più i dischi, quindi ho fatto delle cartoline, e per non contribuire, diciamo, all'immondizia in giro, l'abbiamo fatta in carta riciclata. Questa è una cosa che ci tengo a dire, perché un po', no, ci laviamo le mani con questa cosa, sì, qua. Infatti questa cannuccia non è in plastica, ma è di pietra, di pasta. Adesso la mangio. Di pasta nera. Adesso la mangio. Guarda se la mangio. Scusate, ho avuto un attimo un conato
possiamo andare avanti. Scusate. Vabbè, io direi leggiamo le domande che ci hanno fatto su Instagram per te. Per la nostra rubrica con o senza zucchero. Aspetta, ci serve una sigletta, rifallo. Una a caso. Con o senza zucchero? Cioè, la pelle d'oca. Rifacciamolo, uguale, identico. Vai. Con o senza zucchero? Pronti? L'ultima volta. Non c'è due senza tre. Con o senza lo zucchero? Allora. Vabbè, la grande commedia, la grande risata. Allora, con o senza zucchero? Le domande sono state. Che poi cosa con o senza zucchero? Il caffè? Regia, io il caffè è la vita. Io senza zucchero. Io con uno e mezzo. Uno un po'. Ma poi qua, tu? Mai nella vita lo zucchero. Lo zucchero, ma, no, ma poi tu che lo metti, di canna o normale? No, le canne sono un'altra cosa. Noi non siamo quel tipo di podcast. Vuoi dire? No. No, raga, scusate, mi dissocio. Si dice nei podcast, no, mi dissocio. Sì, sì, puoi dire ciò che vuoi. Vatti, toglietemelo. Allora, ritornando alle domande, con o senza zucchero? Con o senza zucchero? Ah, un quarto d'ora che andiamo avanti. Vai. Qual è il tuo strumento preferito? Questa è la domanda. Oh, vabbè, non ci credo. Il mio strumento preferito. Io avrei sempre voluto imparare a suonare il piano. Ti rispondo seriamente. Bene. Piano, okay. Ma non lo so suonare bene. Ho fatto qualche lezione da piccolo, ma spero che un giorno potrò imparare a suonare bene il piano. Ok, andiamo avanti con le domande. Facciamo così. Domanda di? Giancarlo, immagino. No, vabbè, mo non sveliamo tutti i nomi. Dai, allora, lasciamo. Ciao. Senza virgola. Dimmi. Inizi dalla musica o prima scrivi il testo e ci suoni sopra? E entrambe le cose contemporaneamente. Queste proprio le voglio pam pam pam, tipo caffè, okay. Espresso. Cioè, te lo dico. Ok, che ne pensi? Colore preferito, boom. Andiamo avanti. Che ne pensi di Sanremo, delle modalità di selezione e dei talent? Cosa penso? Bello tutto, Sanremo una cosa, i talent un'altra. In ogni caso, per la musica di oggi sono diventati forse gli unici modi per emergere, ma dal momento che a me mi hai fatto un cazzo emergere, mi piace rimanere nella nicchia, scherzo, perché sembra proprio una cosa paracula. E bello Sanremo, io grande fan di Sanremo, i talent non li riesco a seguire più da quando li fanno solo su Sky. In generale comunque non guardo la televisione, questa sembra una cosa molto radical chic, ma davvero non c'ho la televisione a casa, anche perché ci sono così tante cose su YouTube, Netflix, Disney Plus, Prime, che cioè guardare la televisione diventa... Poi io non sono un patito di calcio, quindi proprio non ho bisogno della televisione. Quindi talent, bella per chi li fa, e Sanremo bella per chi ci riesce soprattutto, perché non è così semplice. Non è così semplice. Un'altra domanda, l'ultima. Si scopa essere l'edera? Bisognerebbe chiederlo all'edera. Questa domanda molto bassa, intima. Molto bassa. E io penso che comunque... Bam, taglio. No, vai, dico. Una cosa tipo... Lasciamo, dare. Ok, abbiamo capito chi è. No, è un argomento per me un intimo. Po' sì, no, un po' delicato, capisci cosa intendo? Io non penso si scopi si scopa ad essere l'edera, non lo so, cioè io alla fine sono Alberto, io con me stesso ho un buon rapporto, ti dico solo questo. Cioè con la mia intimità ho un gran rapporto, quindi in quanto l'edera ti posso dire con l'edera io volentieri, ogni volta che ho la possibilità, mi concedo un momento per me. Non posso parlare per gli altri, per me, ti dico, per me e con me, sempre, in ogni luogo, in ogni lago. Oh, bene, benissimo. Io direi che voglio sentirlo suonare. Io anche. Io ho bisogno di sentirlo suonare. Quindi io voglio ringraziare i ragazzi che mi accompagneranno stasera come band, e gli ho già chiesto cosa faranno nei prossimi mesi, perché se tutto va bene me li porto in giro. Bellissimo. Così, alle fiere di paese. Beh, una bellissima notizia. Ai motor show, ai country club. Sì, country club, queste cose qui. Così, ma perché mi sembrano i bravi ragazzi, non per suonare chiaramente. Ok, bene. Possiamo venire anche noi?
Ragazzi, ma voi mi avete chiesto di portare una cosa, se non sbaglio. Sì. È vero, tra l'altro, io mi stavo dimenticando. Devo ricordare le vostre rubriche, ragazzi. No, allora no. Ci stavamo arrivando. Ci stavamo arrivando. Intanto, regia, anche noi abbiamo qualcosa per te, ma prima svelaci il tuo. Oh. Scusate, ogni tanto, da quando ho infilato la cannuccia di pasta, la cannuccia di pasta. C'ho dei... Allora, vi ho portato un cappellino rosa. Bellissimo. Questo perché a parte perché era un Secret Santa che mi hanno dato e io lo rifilo a voi, come da buona tradizione natalizia, i regali si riciclano, non si vanno a comprare. Ed è anche molto bello. E perché comunque io di solito indosso sempre il cappellino, è un po' una coperta di Linus e niente, cioè è una cosa che in qualche modo mi rappresenta. C'ho una collezione di cappelli, quindi comunque liberarmi di questo cappellino rosa molto carino, per cui ringrazio Tommaso per averlo regalato. Grazie questa Tommaso. Era l'intro di un mio pezzo e quindi ve lo do col cuore, come dice Barbara D'Urso, e questo in pandan. Bellissimo. Ma lo sai che me la dovevo prendere. È un invito a sognare, perché si vede meglio con gli occhi chiusi. Bellissimo. Vi lascio così questo. Bellissimo. Grazie. Allora, anche noi abbiamo un regalo per te. Grazie ragazzi, non aspettavo altro. Abbiamo fatto tutto il packaging, un profumo. I profumi non si regalano. Grazie Coffiness. Applauso a Coffiness. Un applauso. Grazie. Grazie a te. Che poi col cuoricino sulla C sembra Goffiness, che è un po' goffo effettivamente, mi sento. Carino. E io da amante del caffè l'apro subito. Non c'è caffè. C'è all'interno. Un caffè caldo. Dalla regia che ci dicono? Posso fare sì, unboxing. ASMR. Guarda, ma ASMR. Sono un tamburello. Me lo faccio io. Attenzione, una mega maglietta. Raga, bellissima. Grazie. Cioè, col cuore. Ragazzi, col cuore. Grazie. Grazie. La porterò sempre con me. Lì ci sono un po' di... Visto che ti piace il caffè, abbiamo pensato di regalarti una scatola piena di buoni caffè. Ma questo ci... Vengo a fare una colazione con i miei amici. Esatto. Ragazzi, non potevate farmi il regalo più bello in vista delle feste. Mi avete regalato tanti momenti di felicità. Di felicità. Per me bere il caffè è felicità. Io vi chiedo di farmi diventare un ambassador. Un testimone. Sì, un ambassador. Un testimonial di qualche... Anche vostro, certo. Cioè di Coffiness. Arriveremo. Però anche proprio di una ditta di caffè, quarta, non lo so. Assoldatemi, perché io voglio essere pagato in caffè e perdere totalmente la lucidità. Perché in una vita a bere caffè. Va benissimo. Allora. Benissimo, grazie. Grazie, Edera. Hai voglia di cantare? Grazie a voi. Hai voglia di cantare? Ma io starei qui a parlare con voi tutta la sera. Possiamo anche parlare dopo. Perché con tutti sti caffè, cioè, li devo smaltire. Li smaltirai suonando la chitarra. Grazie per essere stati con noi. Io, da grande fan dei podcast, ho preso totalmente in mano la situazione, perché mi piaceva essere all'interno del mio film preferito su un podcast. E ci vediamo alla prossima puntata con Davide Nero, Simone Romano. Seguiamo tutti la pagina Ledera, ascoltiamo su Spotify soprattutto l'ultimo album, che è spettacolare. Seguite la pagina Coffiness e Coffee Talk, e ci vediamo alla prossima puntata con tantissime altre sorprese, con o senza zucchero. Bella. Ma no, ho finito la...